Se ti secca ogni volta ripetere le solite operazioni come creare il gruppo per la batteria, creare il gruppo per la voce, creare il gruppo per i sinti, impostare il sidechain, mettere sempre quel tipo di effetto, fare quello, fare l'altro, beh, allora è il momento di crearti un bel template efficace e lo faremo in questo video. Così non perdiamo tempo, ogni volta che siamo lì, che ci viene un'idea fantastica, già siamo belli pronti perché abbiamo già la tavola apparecchiata. Così possiamo subito buttarci e creare quello che abbiamo in testa. Salve a tutti e benvenuti qui su Levelstep. In questo video dunque andiamo a vedere come vado a creare un template da zero. Quindi vi faccio vedere come lo vado a creare io per le mie esigenze, ma voi potete anche ovviamente modificarlo, prendere spunto qua e là e adattarlo appunto alle vostre esigenze. Ci tengo a dire anche che potete fare la stessa cosa su un'altra DAW, quindi se utilizzate Studio One, Cubase, Logic eccetera eccetera, potete prendere un po' la struttura, il sistema che vado a fare in questo video e appunto replicarlo su quello che utilizzate. L'idea per questo video nasce dal fatto che devo creare un template, perché quelli che ho non mi piacciono più, sono troppo complessi, e quindi mi sono detto, sai che c'è? Ci faccio un video, così lo condivido con voi, con la speranza che possa soprattutto esservi d'aiuto, e vado a creare in particolare un template per la produzione musicale, quindi per tutte quelle operazioni che ho citato prima, quindi gruppo per la batteria, il gruppo per la voce, settare il sidechain, eccetera eccetera. Ok, quindi andiamo subito all'interno del mio computer ed eccoci qui all'interno di Ableton. La prima cosa che vado a fare è cambiare il BPM. Da 120 metto 150, che è il BPM che utilizzo spesso per il genere che faccio. Ora spostiamoci verso destra perché adesso aggiungiamo le tracce necessarie. Prima vado a rinominare questa, dato che già c'è una traccia audio. Ctrl più R per rinominare, faccio pre trattino master. Qua vi spiego un po' perché faccio una traccia pre-master. Al di là del nome, questa è una traccia bus. Una traccia bus è un raccoglitore, una traccia che ospita tutte le altre tracce del progetto. Oppure possono essere, che ne so, una traccia bus può essere solo per tutti gli elementi della batteria. Così all'interno di un unico flusso audio, di un'unica traccia, si può andare ad abbassare il volume di tutti gli elementi che ovviamente abbiamo fatto passare in questa traccia, oppure possiamo applicare gli effetti e processare, ad esempio equalizzare più suoni contemporaneamente. Io nel mio caso la traccia pre-master è un bus master, o si può chiamare in tanti modi, ma alla fine quello che mi serve a me è dividere il mastering che faccio con la traccia di riferimento, perché metterò ovviamente in questo progetto una traccia di riferimento. Ma se faccio il mastering direttamente sulla traccia master, va a finire che anche la traccia di riferimento passerà sul master, e quindi farò fare il mastering anche appunto alla traccia di riferimento. Per evitare tutto ciò, io divido le due cose: traccia pre-master, dove farò il mastering, dove invierò tutti i suoni del mio progetto, mentre la traccia master, come effetti, gli unici effetti che metterò sono quelli per che mi permettono di analizzare tutto quello che poi ascolterò. Quindi qua nella traccia master poi metterò tipo lo span per vedere le frequenze, metterò gli ulin per vedere il loops eccetera eccetera. Poi ovviamente c'è gente che utilizza ad esempio tante tracce bass, perché una traccia bass per la batteria, per mixare tutti i suoni della batteria, per quelle della voce, eccetera eccetera. Io voglio evitare di fare tutto ciò, non mi piace avere tante tracce qua all'interno del mio progetto, perché se voglio mixare ad esempio un insieme di suoni utilizzo i gruppi e faccio prima. Facciamo finta che ad esempio qua abbiamo il gruppo della batteria, drums, ok, questo è un gruppo. All'interno di questo gruppo, doppio clic, cioè entrerò nella vista dispositivi e qui potrò andare a mettere l'equalizzatore, il compressore, e andrà a fare tutto ciò su tutte le tracce che ovviamente ho in questo progetto. Ok, e in questo gruppo, scusatemi. Quindi un gruppo per me è come se fosse una traccia bassa. Adesso, prima di inserire le altre tracce, bevo un po' di caffè. Ah, ok, ora possiamo continuare. Allora, l'altra traccia che voglio inserire, vado a fare clic destro, inserisce traccia audio, oppure CTRL più T,
La seconda traccia è quella del sidechain, quindi CTRL più R per rinominare la chiamo appunto sidechain. Ora andiamo a fare un'altra traccia, CTRL più T per inserire una traccia audio. Questa altra traccia è quella per il resampling, quindi resampling. Perché utilizzo questa traccia per il resampling? Perché qua voglio poi lasciarla tipo armata, quindi sempre col tasto arma acceso, e così velocemente posso registrare qualsiasi cosa all'interno del mio progetto. Ora vado a inserire un'altra traccia audio, l'ultima, che chiamerò ovviamente reference, che è la traccia appunto che ospiterà il brano di riferimento, reference. Ora l'ultima traccia non è una traccia audio, ma una traccia MIDI, quindi CTRL SHIFT più T per inserire una traccia MIDI, oppure clic destro e si fa inserisci traccia MIDI. Questa traccia MIDI che voglio utilizzare la utilizzo per l'arrangiamento, per la struttura del brano, quindi la chiamo CTRL più R arrangement. In poche parole creo una traccia MIDI vuota che poi vado a rinominare, perché la clip si può anche rinominare, si può dare un nome, CTRL più R come sempre, ad esempio qua ci metto drop, così almeno, perché questa la metterò proprio in cima, qua proprio in alto, e qua ad esempio farò drop, un altro drop, un altro drop, un altro drop, ok, o al posto di utilizzare questi marker qua, questi locatori, anche se voglio utilizzarli lo stesso. Con questi io posso direttamente andare, che ne so, a selezionare questa parte del drop, fare play, e vedete che poi Ableton va a mettere in riproduzione quello che abbiamo selezionato. A colpo d'occhio posso vedere che qua c'è il drop, insomma è carino, poi si può anche chiudere in questo modo, vedete che bello. Ora voglio dare un colore unico a tutte queste tracce, perché queste sono solo tracce di utilità, cioè tracce che mi servono appunto per tutti gli altri elementi del mio progetto. Vado a selezionare la prima, tasto shift, clic sinistro e le vado a selezionare tutte, clic destro e vado ad assegnare un colore scuro, un colore nero, e quindi abbiamo creato queste 5 tracce. Ora siamo pronti per creare i gruppi di ogni tipologia di suoni, di strumenti, eccetera eccetera. Ad esempio il primo gruppo che voglio creare è quello della batteria. Prima vado a creare una traccia MIDI, quindi CTRL SHIFT più T e abbiamo una traccia MIDI. Questa traccia MIDI la utilizzerò per il kick, quindi CTRL più R e la chiamo appunto kick, e vado a fare appunto il primo gruppo. CTRL più G oppure clic destro, avete tutto il menu con tutte le opzioni che vi sto dicendo adesso, quindi raggruppa tracce ed ecco qua, questo è il primo gruppo che vado a fare. Vado sempre a rinominare, CTRL più R, drums. Ora qui ovviamente io prima nel vecchio template cosa facevo? Praticamente mettevo semplicemente una drum rack con tutti gli elementi della batteria, kick, snare, clap, eccetera eccetera. Ora non lo voglio fare più, voglio dividere le cose, voglio fare una traccia MIDI solo per il kick, una per lo snare, una per il clap e così via. Anche perché con la drum rack ogni volta devo fare doppio click, entrare nella drum rack, andare a capire qual è il kick da tra tutti quelli che ho messo, andare a prenderlo, andare a fare, insomma, diversi processi. Invece qua ce l'ho subito a colpo d'occhio, ce l'ho subito a portata di mano, posso regolarmi il volume, posso fare tante altre cose, doppio click e vedrò subito il kick, quindi è più comodo in questo senso. Ora faccio subito CTRL più F perché vado a cercare sul browser il sampler, questo qua. Utilizzo il sampler e lo vado a caricare proprio all'interno della traccia del kick. Lo rilascio qua ed ecco qua nella vista dispositivi il sampler. Il sampler che troviamo anche all'interno della drum rack su ogni pad mi permette adesso di caricare, di riprodurre il mio campione, il mio kick. Quindi qua poi potrò trascinare il kick. Il sampler è il fratello minore del sampler. A proposito del sampler ho fatto un bel tutorial completo, ve lo lascio sempre in descrizione. Ora per adesso non ci preoccupiamo un po' dei vari settaggi, quelli che poi utilizzo spesso, per adesso lasciamo perdere questa parte e occupiamoci adesso delle tracce. Quindi adesso vado a duplicare questa traccia kick, quindi clic destro, duplica, e ovviamente non voglio avere due kick, anche se capiterà di avere altri kick sul progetto, però faccio CTRL più R perché questa la utilizzerò per lo snare, CTRL più D per duplicare velocemente, e qua invece vado a mettere il clap, CTRL più D, ultima traccia MIDI, e vado a scrivere cymbals, ed ecco qua.
vedete che adesso avrò il campionatore su tutte le varie tracce. Però ovviamente qua non voglio il campionatore, perché voglio qua mettere la drum rack, perché se no mi tocca fare tante tracce per tutti i vari cymbals, piattino, il piatto aperto, il piatto chiuso, il ride. Invece no, metto una drum rack qua, drum rack, eccoti qua, cymbals, ed ecco qua. E poi qua ci metterò tutti gli elementi appunto dei cymbals, tutti i vari piattini. Ora voglio dare un colore a questo gruppo. Io di solito utilizzo questo colore qua per la batteria. Ovviamente potrebbe essere una sciocchezza mettere un colore, però dato che l'occhio ormai è abituato a vedere, a associare i colori ad ogni singolo elemento del progetto, io già appunto a colpo d'occhio posso vedere velocemente la batteria, il basso, eccetera eccetera. Quindi gli do questo colore e poi utilizzo questa funzione molto comoda, l'ultima: assegna il colore della traccia alla traccia e alle clip raggruppate. Così vedete che vado a mettere il colore anche alle altre tracce. Ora posso anche aggiungere, così tanto per rendere più figo il mio template, delle emoji. Quindi qua ad esempio faccio così, ok, metto l'emoji della batteria. Vedete che bello? Mi pare che si può fare solo da Ableton 10 in poi. Ora chiudo questo gruppo, perché adesso andiamo ad inserire altri gruppi. Allora, prima vado a creare una traccia MIDI, CTRL SHIFT più T, ed eccola qua. Questa è la traccia per il sub, quindi CTRL più R, sub. Mi faccio un gruppo per il sub a parte, ok, così almeno posso andare a mixare velocemente kick e sub, e vado a gruppare, quindi CTRL più G. Il sub io di solito lo faccio di colore rosso. Ora anche qua aggiungo un emoji. E quale metto? Metto questa, quella dell'onda. Questa qua, perché il sub è di solito un'onda sinusoidale. L'altro gruppo che vado a creare, quello per me molto importante, è quello dei mid bass, che però voglio chiamare questa volta basis. Quindi vado a inserire una traccia MIDI, prima di fare il gruppo ovviamente, e vado a gruppare subito. Quindi CTRL più G, vado a rinominare, ed ecco qua, ho messo un basso. Chiudo questo gruppo e ne vado a creare un altro. CTRL SHIFT più T, traccia MIDI, CTRL più G. Ora qua ci metto questo gruppo, lo utilizzo per l'atmosfera. CTRL più R e ci metto la nuvoletta, che si vede a malapena. Vabbè, poi cambiando il tema si dovrebbe vedere meglio. Per l'atmosfera ci possiamo dare un colore atmosferico. Questo mi piace, sì. Ah, per i basis voglio utilizzare invece il colore questo. Altro gruppo, CTRL SHIFT più T, perché prima si crea la traccia MIDI. Ora possiamo gruppare, quindi CTRL più G. Questo gruppo lo voglio utilizzare per la melodia. Anche qua ho già pronto l'emoji adatto. Rinomino, CTRL più V, ecco qua la melodia, con questa tromba. Per la melodia possiamo anche, sì, lasciare questo colore. Altra traccia MIDI, CTRL SHIFT più T. Vado a gruppare sempre al solito. Questo gruppo lo voglio utilizzare per gli accordi, quindi per tutti i chords. Quindi qua rinomino. Ah, aspetta, prima mi copio qua l'emoji. E qua vado a rinominare, CTRL più R, chords. Ecco qua. Ora il penultimo gruppo, CTRL SHIFT più T, e questo gruppo invece è quello per quanto riguarda le voci, quindi per i vocals. E qua ci metto CTRL più G da gruppare, rinomina, CTRL più V, ecco qua. Clic destro e assegno questo colore. Questo qua. Ultimo gruppo, CTRL SHIFT più T, CTRL più G. Qua vado a dare subito il colore, questo grigio, per gli effetti. Ed ecco qua, ho creato questo bello arcobaleno. Magari i colori non sono tanto coerenti, non ci stanno forse bene, però vabbè, per adesso li lascio così, poi voi potete modificarli come vi pare e piace. Sicuramente poi dopo modificherò qualcosa di questo template, perché adesso sul momento quello che mi viene è questo. Soprattutto si deve provare quando poi mi metto a fare musica. Ora, le tracce di ritorno che vediamo qui sotto le voglio utilizzare, perché non le utilizzo mai, però questa volta voglio dare un senso a queste tracce di ritorno. Voglio utilizzarle per il reverse. Quindi questa traccia del riverbero la lascio così, però voglio applicare anche, voglio mettere l'OTT, perché questa la voglio utilizzare per, appunto, abbiamo detto, il reverse. Quindi dentro questa traccia reverb ci metto l'OTT, magari non troppo accentuato, una cosa minima, e poi ci metto anche un equalizzatore. Ok, eccolo qua. Perfetto. L'altra traccia invece che vado ad eliminare, ne creo una nuova,
inserisce traccia di ritorno, questa la utilizzo per il, sì, per il resampling, oppure la lascio vuota questa, empty, c'è una traccia vuota, mi permette di far passare qua il suono che poi manderò alla traccia resampling che abbiamo creato prima. Infatti queste due tracce le vado a selezionare contemporaneamente e come uscita non metto master ma metto proprio la traccia resampling. Vi faccio capire meglio, ad esempio, no? Prendiamo una voce, andiamo sempre alla solita. Abbiamo appunto la possibilità di decidere la percentuale, quanto volume mandare alle tracce di ritorno, perché sto parlando così. Invece io utilizzerò queste solo per la prima, per creare il reverse, quindi questa la chiamo solo reverb. Così, quando questo lo metto tutto al massimo, manderò tutto il segnale completo in questa traccia del riverbero. La traccia del riverbero come uscita andrà nella traccia resampling e andrò a registrare appunto quello che in quel momento sto facendo passare la traccia di ritorno. Vabbè, ve lo faccio vedere che è più facile. Magari lo faccio tipo con un'automazione. Voglio fare solo il reverb di questa parte, vediamo. Ah, qua devo armare giustamente la traccia. La traccia resampling deve essere armata. Perfetto. Ora, quando registro, ovviamente la traccia resampling riceverà appunto tutto quello che passa nelle tracce di ritorno. In questo caso ho fatto l'automazione perché ho preso solo questo pezzetto, quindi manderò tutto il volume completo di questa traccia, ma solo di quel pezzetto che ho fatto io l'automazione. Quindi adesso, quando registro, ascoltiamo nella traccia resampling. Ho preso solo quel pezzetto. Vedete che bello? Così io faccio in questo modo e ho velocemente il reverse e poi lo posso mettere qua. L'altro invece che non ha nessun effetto, quindi vuota completamente, la uso per registrare, che ne so, tutta la parte che voglio io, ad esempio questa parte qua. Di qua metto tutto il volume a 0 e posso registrare. Sembra la traccia già armata, è pronta. Vedete? E già ho preso il pezzetto che poi posso mettere anche in una nuova traccia audio. Ora andiamo ad impostare alcuni comportamenti che dovranno avere le tracce ogni volta che io, che ne so, non devo creare una nuova da zero. Quindi facciamo le impostazioni di default. Quando io creo una nuova traccia, il volume già è a zero. Invece io voglio, quando creo una nuova traccia, deve essere, che ne so, meno 10 oppure meno 15. Lasciamo un po' di headroom. Forse meno 15 è troppo, perché poi farò il gate staging all'interno delle tracce. Posso anche fare tipo qua meno 10, magari meno 10 per alcuni strumenti. A proposito di gate staging, se volete approfondire meglio questo concetto, questo comunque processo, vi invito a vedere il mio video, perché è fondamentale conoscere il gate staging per un corretto mixing. Ora, all'interno di ogni singola traccia voglio però mettere effetti, non tanti effetti che poi alla fine non utilizzo mai, ma l'utility ci deve essere, l'utility il primo di tutti che utilizzo per il gate staging. Quindi all'interno di ogni singola traccia audio avrà l'utility e metterò come gain meno 10, ok? Così almeno quando io manderò qualsiasi segnale audio, quindi quando metto qualcosa qua, passa all'interno della lista di dispositivi, si abbasserà di meno 10 il gain e poi passerà tranquillamente su tutto il resto, su tutti gli altri dispositivi. Mettiamo anche un equalizzatore, sì. Possiamo salvare in ogni dispositivo anche alcuni settaggi di default. Ad esempio qua io ho impostato questo tipo di curva, il primo ha questo tipo di curva. Mi pare che di default è questo invece, con questa curva un po' più ripida. Io invece ho impostato questa. Come si fa? Basta fare clic destro sul dispositivo e cliccare su questa voce, salva come preset di default, così per ogni dispositivo. Sono qua sull'utility, salva come preset di default. Ora invece questa opzione qua, salva come preset di default, lo farò per la traccia, perché ogni volta che creo una traccia audio deve avere tutte queste cose che ho appena fatto. Quindi cosa faccio? Faccio clic destro sulla traccia e faccio salva come traccia audio di default. Clicco qua, lui mi dice vuoi sovrascrivere, perché comunque già l'avevo salvato già un preset, e io dico sì, sovrascrivi. Perfetto, proviamo subito. Clic destro, inserisci traccia audio. Ed ecco qua, vedete? Meno 10 e avrò l'utility e l'equalizzatore. Facciamo la stessa cosa ma con la traccia MIDI. Traccia MIDI. Ora non possiamo adesso impostare il volume qua. Come si fa? Carico subito un equalizzatore, così adesso questa traccia MIDI avrà l'output in audio.
Infatti adesso l'output appunto diventerà un flusso audio. E già abbiamo qua il volume. Così qua metterò appunto meno 10. Di nuovo, clic destro, salva come traccia MIDI di default. Mi saprà scrivere? Sì. Andiamo a caricare una traccia MIDI, CTRL SHIFT più T, ed eccola qua. Ora, le altre tracce che già avevo creato prima non avranno queste, tutte queste cose che ho appena fatto, ma nessun problema, perché adesso intanto il kick, dato che io inizio a mixare dal kick, me lo porto a meno 3. Di solito qua il volume del kick lo porto a meno 3. Qua, ripeto, voi potete modificare questo template in base poi a quello che fate spesso. Per invece lo snare, i clap e i cymbals, andando questi due li abbasso tipo meno 10, invece per i cymbals un po' più bassi, magari meno 15. Di solito sui cymbals io vado a ritardarli, vado a ritardare la traccia, quindi clicco qua su questa D che mi permette di ritardare le tracce. In questo caso io quella dei cymbals la vado a ritardare di 15 millisecondi, anche se vorrei fare questa volta il sidechain sui cymbals per evitare appunto che qualche cymbals, qualche piatto vada in conflitto col kick. Quindi magari posso fare solo 8, tanto per aggiungere un po' di groove. Per quanto riguarda invece il sub, anche qua voglio abbassare la traccia, quindi metto qui dentro, mi vado a caricare l'hip hop sub, così almeno già ho il mio sub, hip hop sub, che è il rack di Ableton creato con l'operator. Questi settaggi vanno più che bene, però ovviamente io vado ad abbassare il volume di questo sub. Vabbè, lo faccio meno 10, così tanto per poi lo modifico quando faccio il mixing. E tutti i bassi invece, qua non so se caricare un plugin MIDI, perché non vorrei caricare troppo il progetto, non vorrei renderlo troppo pesante. Magari la lascio così vuota questa traccia MIDI, però utilizzo quella che abbiamo creato come appunto traccia di default, con tutti i vari settaggi. Quindi faccio inserisci traccia MIDI, così avrò quella di prima, e questa la elimino. Così ho già al suo interno l'equalizzatore e l'utility, con anche il volume abbassato. Va bene, e qua chiudo questo gruppo. Per l'atmosfera faccio la stessa cosa, creo una traccia MIDI, così prende quella che abbiamo salvato prima, questa la elimino e ne creo un'altra. Ne facciamo due per ogni gruppo. Ora è il momento di fare il routing delle tracce. Vi ricordo ancora una volta che potete vedere il mio video sul routing, dove vi ho spiegato tutto quanto, tutto il percorso che fa l'audio. Allora, la batteria, se vado ovviamente ad aprirla, vado ad aprire questo gruppo, qui avrò l'output. I gruppi non hanno gli input, ma soltanto gli output. Come output voglio mettere non la traccia master, perché abbiamo detto che faremo il mastering sulla traccia pre-master, e quindi come output metto proprio pre-master. Tutti i suoni che ho al suo interno, l'output andrà sul gruppo drums. Il gruppo drums poi andrà sulla traccia pre-master. La traccia pre-master però, per poter io ascoltare quello che sto inviando proprio qui, devo abilitare l'in, cioè il monitoraggio, perché altrimenti non ascolto niente. Quindi mi devo ricordare di mettere in, come in questo caso. Va bene così. Ora il sub invece lo mando. Allora, io il sub di solito faccio anche un sidechain a parte, e il sidechain per il sub lo faccio direttamente sul gruppo del sub. Quindi qua metto tipo il compressore. In questo caso, per non complicarci troppo, manderò questo sub nella traccia sidechain. Adesso facciamo un sidechain in generale. Quindi manderò l'uscita del sub nella traccia sidechain. Ora vado nella traccia sidechain, la vado ad aprire, e anche qua faccio attivo il monitoraggio, perché altrimenti non ascolterò niente. Ora questo gruppo sub che va sul sidechain, va qui dentro, cosa faccio? Non vado a mettere il sidechain, cioè non vado a mettere l'uscita del sidechain sul master, ma l'uscita del sidechain deve andare nella traccia pre-master, perché la traccia pre-master deve avere tutto. Cioè io quando metto in solo la traccia pre-master devo ascoltare tutto quello che ho nel mio progetto. Quindi metto l'uscita della traccia sidechain sul pre-master. E nella traccia resampling non metto la traccia pre-master come uscita, perché tanto poi io non vado a riprodurre quello che ho registrato in questa traccia qui, proprio qui, ma poi prenderò la clip che ho registrato in questa traccia resampling e me la sposto in una nuova traccia audio. La traccia di riferimento abbiamo detto che deve andare direttamente sulla traccia master, dove andrò ad analizzare tutto quanto. L'arrangement è una traccia MIDI, quindi lasciamola così. Ora ovviamente tutte le altre tracce le manderò appunto sulla traccia sidechain. Invece di farlo ad uno, io posso selezionare tutti i gruppi, sempre col tasto, cioè vado a selezionare il primo gruppo, poi mi sposto poi sull'ultimo, tasto shift,
clic sinistro ed ecco qua che ho selezionato tutti i gruppi. Ora vado ad espandere un singolo gruppo e come uscita metterò appunto sidechain. Adesso ho messo il sidechain anche su tutti gli altri gruppi. Ora nella traccia sidechain voglio mettere appunto il dispositivo plugin che utilizzerò per il sidechain. Allora io di solito utilizzo direttamente il compressore di Ableton, ne ho provate tantissimo, ho provato il DAC che mi piace tantissimo, però in questo caso utilizzerò il compressore, quindi prendo appunto il compressor ed eccolo qui. Ovviamente clicco su questo triangolino, così qua posso abilitare il sidechain e poi indovinate, vedete che belle le emoji, mi permettono di vedere subito a colpo d'occhio quali sono poi gli elementi, i gruppi delle mie tracce. Molto comoda questa cosa qua, anche con le emoji. Drums, eccolo qua. Kick, perché farò il sidechain appunto sul kick, cioè quando passa il kick ovviamente tutti i suoni si abbasseranno. In questo caso non so bene come impostarlo, dato che dovrei provarlo, però in linea generale quello che faccio è abbassare non proprio tutto la threshold, magari così, poi mettere auto sul resampling, così prende praticamente tutto il kick completo, poi metto un equalizzatore così mi prende solo il transiente del kick e me lo metto in modalità sì, così va bene, e prendo appunto solo questa parte qua, solo il transiente del kick. Certo, si deve fare anche il sidechain per lo snare, quindi duplico questo compresso, vado a mettere snare e anche clap, in realtà dovremmo prendere, vabbè, per adesso facciamo solo lo snare. E qua invece di mettere questo filtro metto l'altro, così mi va a tagliare le frequenze alte, però mi vado a prendere all'incirca su 200 Hz dove c'è la pacca dello snare. E come release, ma sì, lasciamo sempre auto e magari qua alzo, perché sennò diventa una cosa molto accentuata. E adesso sto facendo tutto così a mente, quindi non sto ascoltando, queste cose si dovrebbero ascoltare. Adesso mi voglio fare anche alcune clip, così già ce l'ho pronte. Quindi vado a prendere quella del kick e mi faccio 4 battute, di una lunghezza di 4. Clic destro, inserisci clip vuota. Di solito, per il genere che faccio, la batteria è sempre così il kick. Poi ripeto, si modifica, è solo per avere una base, per avere un punto di partenza già pronto e poi modifico, aggiungo altre cose. E lo snare invece picchierà sul terzo quarto. Ed ecco qua. Stessa cosa il clap qua. E i cymbals, vabbè, i cymbals ancora non lo so, vado a creare solo una clip vuota e poi ci metterò dopo i cymbals, sì. Ora magari me li duplico in questo modo per tutta la durata della traccia, così, e poi disattivo tutto, così quando io poi vado a creare la mia batteria, che poi vado ad attivare, tipo prima attivo il kick, faccio quello che devo fare, e poi ce l'ho già bella pronta per tutta appunto il mio brano, la mia traccia. Però giustamente poi se voglio modificare qualcosa posso appunto selezionare queste clip, le vado a tagliare con CTRL più E e già ho praticamente le clip pronte, però con tutti i vari, già con tutte le varie note. Ora andiamo proprio ad aggiungere alcune cose per l'arrangiamento. Io qua già ho messo il drop, che sono praticamente, quante clip sono del drop? 32, perfetto. Iniziamo l'intro dalla battuta 17 come faccio di solito, quindi mi creo un locatore qua e lo chiamo proprio intro. Qua c'è l'intro, che okay, inizio proprio da qua. Perché inizio da questa battuta e non dalla prima? Perché se voglio fare qui appunto un reverse, voglio aggiungere qualsiasi altra cosa prima di iniziare appunto con l'intro, io lo posso fare, così posso creare appunto una pre intro. Ora io conto dalla battuta 17 fino a 32, perché di solito faccio una intro di 32 battute, quindi qua ci deve essere il drop, proprio qui c'è il drop, anzi questo me lo copio, me lo metto qua, questo chiamo appunto intro, le duplico così, intro. Poi faccio tipo break down e invece questa è il build up. Cambio magari colore e poi questi qua, colore rosso perché sono il coso più acceso, ok, quindi faccio una cosa graduale. Anzi, a proposito di questo, di questa struttura, ho fatto un video dedicato proprio a come di solito vengono strutturati i brani. Ora infine dobbiamo inserire sulla traccia master, l'ultima traccia finale, vado a mettere i miei plugin che utilizzo per analizzare tutto quanto. Quindi vado a prendere lo span prima di tutto, quindi carico lo span, poi metto il Yulin, poi vado a prendere il mio bellissimo size scope, questo qua, questo rack con già il preset con queste impostazioni. Però nella traccia invece pre-master ho dimenticato di mettere alcune cose, ad esempio voglio mettere il MV meter,
che è un appunto view meter gratuito. Quindi lo prendo e lo metto nella traccia pre-master. Eccolo qua. Poi qua nella traccia sempre pre-master metto un utility che può sempre servire. Lo metto magari prima del view meter, magari se devo abbassare qualcosa, se arrivo troppo alto posso abbassarlo. Ne metto un altro, magari se voglio alzare per ascoltare temporaneamente tutto quello che sto facendo in questo progetto, lo posso fare con appunto il gain. E ci metto un bellissimo G-clip, il mio clipper preferito. Nella traccia master invece voglio mettere pure, oltre a questi qua, voglio mettere pure il check master, eccolo qua. Questo praticamente è un rack che mi permette di ascoltare solo le basse, solo le medie, solo le alte e poi solo il side e il mid. Quello che voglio fare in questa traccia master è andare a richiamare questi plugin velocemente, come lo facciamo con la mappatura. Quindi vado su key qua in alto e clicco su key, così adesso posso assegnare il tasto di apertura a un tasto della mia tastiera. Io di solito per lo span utilizzo il tasto numero 2, per il Yulin il tasto numero 3, per quest'altro invece il tasto numero 4. E guardate, tasto 2 Pan, tasto 3, Yulin, tasto 4, Sidescope, ok. Ora, volendo, sullo span io posso anche mettere il sidechain per la traccia di riferimento. E a proposito di traccia di riferimento, visto che abbiamo fatto la mappatura, voglio mappare il tasto S, così io direttamente con un tasto metto in solo la traccia di riferimento, l'ascolto velocemente. Quindi posso mappare il tasto S. Clicco su key, clicco sul tasto S e poi assegno il tasto che voglio, ad esempio il tasto numero 1 del tasterino numerico. Adesso il tasto numero 1, guardate, mannaggia cosa ho scritto qua, arrangement, ok. Mi creo qualche traccia MIDI anche per il per il basso, così se direttamente mi viene un'idea ce l'ho subito già pronta. Magari me li metto qua dove c'è il drop, perché inizio di solito a creare il drop. Ok, dovrebbe funzionare tutto. Ora magari faccio una prova veloce. Ora possiamo salvare il template e impostarlo anche come template predefinito. Quindi vado a qua in alto su file e vado a fare proprio salva live set come set di default. Per chi non avesse Ableton 11, ma ad esempio Ableton 9, non c'è questa opzione, ma deve salvare il template come salva live set come, e poi dare il nome, ad esempio template per la produzione musicale, template per il sound design, eccetera eccetera. E poi si deve sostituire il file che viene utilizzato di default su Ableton 9 con quello appunto appena salvato. Ora non ricordo bene dove si trova il file, ma penso sempre su documenti. Che nome gli do? Step template fatto, eccolo qua il nostro template. Vedete che c'è questa V, questo segno di spunta, perché vuol dire che è stato impostato come template predefinito. Qua ho i miei template su libreria utente che si trova su ovviamente sui documenti, e ovviamente posso vederli anche su modelli. Vedete che qua sul browser c'è questa categoria chiamata modelli, e qui ci sono tutti quelli che appunto ho creato io. Ad esempio vediamo quello per il podcast, vediamo com'è, ed ecco qua, questo è fatto da Ableton. Ora clicco su file, nuovo live set, e guardate che dovremmo avere il nostro template che abbiamo appena creato. Eccolo qua. Ed eccoci qui, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, soprattutto spero che questo template possa aiutarvi a velocizzare, a rendere tutto più immediato, anche se ovviamente poi quando non abbiamo l'idea, non siamo abbastanza creativi in quel momento, purtroppo non c'è niente da fare, bisogna provare sempre e magari trovare il momento giusto. Vi auguro una buona continuazione, ma soprattutto una buona musica. A presto.